100 buchi neroverdi a caccia dei primi punti stagionali. Finisce 0-0, 90 minuti non bellissimi, condizionati da un secondo tempo giocato su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Cifaldi parte con il 4-4-2, centrocampo di esperienza con Tatomir e Obedio. Izzotti si limita a chiudere gli spazi, impostando la partita sul contenimento. Giornata all'inizio calda, poi nell'intervallo un violento nubifragio ha reso il terreno di gioco molto scivoloso, ai limiti della praticabilità. Si gioca davanti a circa 1500 spettatori, con la curva Volpi sempre pronta ad incitare i colori neroverdi. La partita stenta a decollare, il Chiedi comanda le operazioni ma non riesce a trovare i giusti spazi. Prova allora Obedio al 37esimo ad indicare a Prosia la strada giusta. L'attaccante neroverde perde il tempo giusto, l'azione sfuma. Cambia tutto all'intervallo, un autentico nubifragio rende il match una gara a chi ha più equilibrio. Nel cassetto dunque tecnica e tattica, si gioca in un campo ridotto ai limiti della praticabilità e il Chieti trova anche il gol al sesto con Prosia, ma c'è offside. Nono, ancora Prosia protagonista, ma l'attaccante non è pronto per sfruttare il pasticcio di Albanesi. Terreno di gioco sempre più difficile, le 100 buchi però spaventa tutti al 13esimo. Frinconi va via sul filo dell'offside, Franchi fa il miracolo e salva la sua porta. Impossibile parlare di calcio, al 27esimo il direttore di gara va a verificare con i capitani le condizioni dell'Angelini. Si continua, decisione non condivisibile. Brivido al 43esimo, Ghiotta palla gol per il 100 buchi, Fileggi calcia male con Franchi a terra. Sospiro di sollievo. Finisce così 0-0, il nostro commento lo limitiamo ai primi 45 minuti di gioco. Chieti padrone del campo ma ancora poco pericoloso in fase conclusiva, ma di tempo per migliorare ce n'è.